Siamo arrivati qui nel giardino dell'Eden e già c'è un forziere nascosto. Chissà quale sarà il nostro dono dell'albero della conoscenza. Qui abbiamo due ceste che in questo momento non mi servono, fortunatamente. Cavaliere, aspetta. Strano, no? Di solito lo dicono. C'è modo di passare. C'è solo per chi ne è degno o per chi sa Ah volare. beh, Cavaliere, giustamente. hai combattuto così a lungo contro le tenebre che ne sei stato marchiato. Le creature della luce lo avvertono, come ho fatto io. In questo luogo sei peggio di un Ah, demone. beh, certo, di chi è la colpa Dominalo. però? Poi potrai passare. Sei pronto ad affrontare te stesso nella luce? Non tutti sono pronti a ciò che vedono. La maschera Una d'ombra. mascheretta. Sì, potrai scrutare nel regno d'ombra finché indosserai la maschera. Combatti. Va bene, ci sto. Affronta te stesso. Il mio Heartless. Il mio Heartless però usa solo la spada, vero? Maschera d'ombra. Questo artefatto fornisce a guerra la visione d'ombra che rivela ciò che è nascosto. Per passare dalla visione normale alla visione d'ombra. Calmo un attimo, fermo. Ehi, calmo, friend. Oh, certo che sono proprio potente io, eh. Quella, calmati un attimo. Mi chiedo se il mio me stesso si trasformerà. Ehi, calmino, esattamente questo dicevo io. Calmati un attimo, me stesso. Mi sa che devo solo usare la spada contro la mia ombra. Cioè, o comunque la falce. Le altre armi non fungono. Bene, gli ho dato fuoco. Dai, combattimi. Ahia, che dolore. Sì, ma quanto ti dura te la trasformazione? A me non dura così tanto. Dio mio, bellissimo con la trasformazione in pietra. Mi piace un sacco. Mi è piaciuto perché abbiamo fatto questa cosa con la trasformazione in pietra. Il primo dono del paradiso ti attende. Io rimarrò qui con la sentinella. Non perderò di vista il cavaliere. Dove va lui? Tu non Vado ci vai anch'io. invece. Davvero? Va dunque, spirito, raggiungi l'albero. Non arriverai mai dall'altra parte. Ah! Fa presto. E non dimenticare chi tiene il guinzaglio. Abaddon mi sa che ha capito qualcosa della sentinella.
Attenzione. Vabbè, non mi serve ricaricarmi, quindi è il momento di affrontare le nostre ombre. Però prima c'è un forziere che mi aspetta dall'altra parte. E un sacco di altre cose ci aspettano nel mondo. Molte cose abbiamo visto trasparenti, diciamo. Sempre poche anime però, eh. La maschera mi piace un sacco comunque. E ora, grazie alla maschera, siamo degni di passare. Il primo dono del paradiso ci attende. Ma tipo posso entrare in acqua? Sì, posso entrare e posso passare anche dall'altra parte. Ah, ma guarda, un'altra cesta nascosta. Con altre anime, sempre poche, ma almeno meglio di nulla. E ancora un'altra cesta nascosta. Eccola qui. Con altre tot anime. Vabbè, dai. Non ci lamentiamo. Non so perché, ma rivedendo questa zona qui ho pensato a Grezzo 2. Ho ripensato alla scalinata che saliamo nel paradiso in Grezzo 2. Qua c'è qualcosa? Non lo so. Ma mi sembra una zona dove poter nascondere qualche oggettino. Eccolo qui! Lo sapevo che c'era un oggetto nascosto. Volevi fregarmi. Che poi secondo me in teoria il gioco un po' ti avrebbe spinto ad usare anche tu la trasformazione contro la tua stessa ombra. Solo che secondo me sarebbe stato, vediamo come posso dirlo, uno spreco del culo. Siamo già arrivati? Sì, siamo già arrivati. Vuoi servire in paradiso o regnare all'inferno? La tempesta si avvicina, Uriel. A breve mi servirei al mio fianco. Ti seguirei fino all'inferno, signore. Beh, giustamente. Loro sapevano. Come hanno... Non tutte le ciambelle riescono. Gli umani una volta dicevano una cosa simile. Sei... Non riescono, non escono tu cosa, finiscila almeno, no? Per riportarci su questo mondo. Io ho solo approfittato della tua iniziativa. No. Sono uno stolto. Io considererò questa un'offerta, Abaddon. E tu, mio servo fedele, unisciti a me e raccogli il mantello del distruttore. No. Quando il trono saprà ciò che hai fatto, sarai deposto, trascinato in catene al cospetto del consiglio. Sei già condannato. Pertanto ti offro questa scelta. Vuoi servire in paradiso o regnare all'inferno? Ora torna ad Azrael. Convincilo ad aiutarci. Quindi, insieme, cambieremo il volto dell'universo. Hai capito, Abaddon? Abaddon deve essere punito. Sta piegando la legge al suo volere, facendosi beffe del consiglio. Che prove abbiamo? I sigilli sono intatti. Senza dubbio l'angelo fu aiutato, ma da chi? Finché non lo sapremo, è necessario attendere. Certo che il consiglio il sa tutto e poi non sa un cazzo, eh. Alla ribellione. Il consiglio si indebolisce. Quanto manca prima che ci destituiscano? L'hanno fatto per tenere la loro poltrona. Abaddon, ma c'è chi potrebbe farlo se ne avesse motivo. Non possiamo inviare i quattro. Senza prove non c'è giustizia, soltanto omicidio. Non vedrebbero la ragione di questo assassinio. Ne manderemo uno per il quale la vendetta sia una ragione sufficiente. Giustamente. Pezzi di merda. La lava è dispersa. Sorveglio il settimo sigillo. Il mondo è nostro. Il paradiso è nostro. Dovevi saperlo che era un biglietto di solantata. Bene. Abbiamo avuto visione del nostro imminente futuro. Siamo condannati, eh?
condannati a essere uccisi per mano di chi ancora non si sa. La lama del paradiso, la spada dell'Armageddon, ritorna da Azrael. Wow, che cosa hai visto? Nulla che ti interessi. Quindi? Abaddon è il distruttore. L'arcangelo? È stato tradito. Era solo una pedina in un gioco più grande di lui. Tu devi dargli pace. Pace? Abaddon è il distruttore. Penso proprio che la pace sia fuori discussione. Affanculo! Nessun indizio tra le visioni, un modo per fermarlo. C'è una spada, quella che ha infranto i sigilli. La lama dell'Armageddon. Ma dopo che i sigilli furono spezzati, Abaddon ordinò di distruggere la spada sull'incudine dove la forgiarono. Cavaliere, ho paura che la lama sia... Io ho questa! Sarà nuovamente forgiata. Che altro hai visto? Abaddon sorveglia il settimo sigillo. Trama con altri di assaltare i bianchi cancelli. Uriel guiderà la guardia degli inferi contro di lui. E fallirà. Che altro hai visto? Non ho visto altro. Certo, come no. Per tornare indietro. Una volta chiuso il giardino, i suoi segreti saranno persi per sempre. Appena sei pronto, io comincio. Va bene, allora vado giusto a prendere quelle due ceste che sono lì, dai. È incredibile pensare che sia riuscito a nascondere questo luogo per tutto questo tempo e dopo questo viaggio di sola andata non ci sarà più ritorno. Va bene, il forziere l'abbiamo già aperto. Apriamo anche questo perché già che siamo qui, perché no? Dov'è andato l'angelo? Scusami. Non lo vedo. Vabbè, dimmi. Stiamo perdendo tempo. Zitto che t'ammazzo. Sei già passato, per quello non ti vedevo. Certo che però sti varchi serpentini, tanto segreti insummia tanto, eh. Li usano tutti e per le più svariate ragioni. Come ci sia riuscito Vulgrim a scovarli ancora è un mistero. Ed ecco qui l'uscita. Dove finiremo? Non lo so. Dove siamo? Cerca Ultain, ti aiuterà. Lui deve aiutarti. Abaddon avrà disperso i resti della spada, nascosti dove nessuna creatura della luce possa trovarli. Basta avere la maschera. D'ombra. Esatto. Usa la maschera d'ombra. Ricomponi la lama distrutta. Quindi ritorna alla fucina del martello nero. Una volta fatto, torna da me. Forse potrò esserti utile un'ultima volta prima della fine. Lo spero, perché sennò t'ammazzo. Azrael, potevi lasciarmi al mio destino in qualsiasi momento. Morto dentro la torre, perso tra le ceneri dell'Eden. E perché ora mi aiuti? Quando tutto finirà, il consiglio vorrà che venga fatta giustizia. Io ucciderò Abaddon. E chiunque abbia tramato con lui. Lo so bene. Dovremo rispondere dei nostri peccati, cavaliere. Quando per me arriverà l'ora del giudizio, io lo accetterò. Oh, bravo! Comunque decida la luce. Va, non perdere più tempo con me. E di a Ultain, che è l'ultima speranza di un vecchio stolto. Siete tutti degli stolti, stronzi. La lama è stata dispersa in questo mondo in rovina. Trova, ma c'è una voce diversa. Poggiali dal martello nero e poi torna da me. Ma c'è una voce diversa, ma scusami. Mi fanno già vedere dove sono i frammenti? Sì, me li fanno vedere. E beh, alcuni già immaginavo dove potessero essere. Io dove sono in tutta questa storia? Mettiamoci la maschera e prendiamo il primo dei frammenti. Eccolo qui. Uff.
Un nuovo pezzo della spada è in mano nostra. Uno dei 7 frammenti della lama dell'Armageddon. Ho bisogno di Vulgrim prima di proseguire il mio viaggio. Vulgrim, quanto tempo! E così, eccoti alla battaglia finale. Sei stato saggio a cercare il vecchio Vulgrim. Ah, la voce è diversa perché ho la maschera, è tutto più ovattato. Allora, vediamo che cos'hai da vendermi. Ci prendiamo un po' di essenza vitale. Dovrei iniziare ad aumentare un po' il pugno, ma chi l'ha mai usato? Aumentiamo ancora pelle di pietra. Aumentiamo la lama del mietitore. Aumentiamo il colpo possente. Aumentiamo la croce del diavolo. E facciamo anche questo per sicurezza. Ci rimangono 500 anime. Basta, non abbiamo più nulla da comprare. Bene, Vulgrim, fammi vedere dove mi posso teletrasportare. Iniziamo da qui, un frammento è proprio vicino.